Io sono molto alta, cioè proprio pianata. Se siamo pronti iniziamo. Buon pomeriggio a tutti. E mi chiamo Cristina Sanna e sono giornalista e lavoro nell'ufficio stampa dell'ISPRA, capofila del progetto Se Posso. E ringrazio i nostri ospiti per i loro contributi, per gli spunti che ci daranno a questa discussione, a questa tavola rotonda che appunto abbiamo pensato di attribuire un nome concentrandoci su due concetti chiave: il concetto di percezione e il concetto di valore. Quindi partiamo appunto da una domanda, proprio per orientare un po' tutto il dibattito, per capire, misurare la percezione sulla posidonia oceanica in termini di valore. Un valore declinato in più punti di vista, quindi può essere anche un valore culturale, un valore ludico-ricreativo e quindi un valore emotivo, ma anche e soprattutto un valore ambientale, un valore scientifico, un valore ecologico e un valore economico. In particolare ci focalizzeremo su questo aspetto, sul valore anche economico della posidonia oceanica, perché oggi è stato anticipato, c'è la possibilità di misurare sia in termini di danno ma anche in termini di benefici rispetto, diciamo, ai servizi che produce, ai servizi ecosistemici. E quindi noi collegheremo questo discorso anche sotto altri due aspetti fondamentali. Il primo, che poi riprende anche il titolo, la prosecuzione del titolo della tavola rotonda, la coscienza e l'autocoscienza, dove per coscienza appunto ci riferiamo alla conoscenza, una conoscenza diffusa dell'importanza, del valore della posidonia oceanica, ma anche autocoscienza e quindi un atteggiamento rispettoso verso l'ambiente. Quindi l'importanza della posidonia, l'abbiamo detto in più interventi, è l'habitat marino più importante, più produttivo del pianeta, però spesso si assiste a dei fattori, a delle processi di regressione della posidonia. Le cause sono state elencate più volte questa mattina, parliamo appunto di cause naturali ma anche dovute appunto a pressioni antropiche oppure anche a talvolta anche ad interventi infrastrutturali come costruzione di porti, dighe e così via. Però non sempre si riflette su quelli che sono appunto la quantificazione economica della regressione, quindi della regressione, quindi del danno economico, del valore economico che si crea in termini di danno, ma ci si sofferma più sulle spese, sui costi necessari per compensare tale danno e non su un ritorno di benefici. Quindi attraverso i nostri, diciamo, relatori interventi cercheremo di percorrere e ripercorrere questa catena del valore fino affrontando appunto tutti i punti di vista, tutti gli approcci che abbiamo elencato, fermo restando che anche questa mattina il nostro collega Massimo Gabellini ha aggiunto un nuovo valore che è il valore del sistema, proprio perché l'ISPRA, appunto, che fa parte del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, può rafforzare l'intervento di questo progetto proprio attraverso la rete, attraverso una logica di sistema. Quindi io partirei, insomma, dal primo intervento parlando del valore della conoscenza e anche dell'autocoscienza, quindi attraverso un approccio consapevole della conservazione e di una corretta gestione dell'ambiente marino. E quindi cedo la parola al nostro coordinatore delle aree protette di biodiversità di Legambiente, Stefano Raimondi. Sì, buon pomeriggio a tutti quanti. Dunque, grazie per l'invito. Legambiente è uno dei soggetti che ha, diciamo, sposato questo progetto, il Life Se Posso, con una
con un endorsement ufficiale, insomma già in fase di preparazione della proposta progettuale, pur non essendo un partner proprio diretto del progetto. E lo abbiamo fatto perché il progetto, se posso, è pienamente in linea con la mission associativa e con molti degli aspetti che noi seguiamo come associazione attraverso anche tante altre esperienze progettuali di cui adesso vi parlerò in maniera molto succinta, che sebbene focalizzate su specie o habitat differenti hanno però sempre il medesimo obiettivo dell'Life Se Posso, cioè quello più generale di intervenire sulla tutela degli ecosistemi marini e costieri, che sono di grande importanza per tutti quanti quegli aspetti che sono stati già in qualche modo trattati nelle relazioni di questa mattina. E a proposito di questo, c'è stata, sempre a partire dagli interventi di questa mattina, una parola d'ordine che ha un pochino guidato i vari interventi introduttivi, che è, diciamo che è anche un valore, come si diceva prima, un grande valore che esprime questa realtà progettuale, che è quella del coinvolgimento. Si è parlato del coinvolgimento di diversi stakeholders, di diversi attori interessati, in modo particolare il dottor Badalamenti ha parlato proprio delle categorizzazioni in cui sono stati suddivisi gli stakeholders di cui si occuperà questo progetto, quelli politici, quelli operativi, quelli scientifici, regolatori e quelli indiretti. Ebbene, sono categorie di stakeholders che, diciamo, anche altre realtà progettuali cercano, magari con nomi diversi, ma insomma con gli stessi focus, di coinvolgere. Coinvolgimento è quanto mai essenziale e anche perché, diciamo, si parte dal coinvolgimento degli attori direttamente o indirettamente interessati, poi per poter, diciamo, dar forma e sostanza delle azioni che possono avere anche un lungo respiro, che quindi che non si esauriscono, anche questa è la cosa importante che anche la Commissione Europea tra l'altro ci tiene a sottolineare ogni qualvolta cofinanzia un progetto LIFE, che possono avere un ampio respiro anche dopo la scadenza del termine progettuale. Chiaramente il post LIFE è una cosa su cui va, diciamo, bisogna investire molto in termini anche, diciamo, di programmazione a lungo termine, quindi di lungimiranza. Io vi faccio degli esempi che si legano molto a due tematiche, a due problematiche che sempre nelle risoluzioni introduttive di questa mattina sono state sollevate. Fra queste problematiche sono state sottolineate due in modo particolare, di cui si occuperà il Se Posso, la pressione antropica e la cattiva gestione di alcuni siti. Chiaramente sono due degli aspetti focalizzanti dell'azione. Ebbene, sul primo, sulla pressione antropica, c'è un progetto di cui invece noi in quel caso siamo partner direttamente, che ha un focus su una specie sempre comunque presente in direttiva, quindi prioritaria per l'Europa, ma anche tutelata da diverse normative nazionali e internazionali, che è la tartaruga marina, Caretta caretta, ed è il TartaLife, il principale progetto attualmente in corso in Italia di messa a rete, a sistema, dei centri di recupero delle tartarughe marine, e che ha un focus molto particolare su uno degli stakeholders di cui anche il LIFE Se Posso sulla tutela della Posidonia marina si va a concentrare ed è stato trattato più volte in precedenza, cioè quello del mondo della pesca. Il mondo della pesca è un mondo su cui sicuramente dobbiamo necessariamente interfacciarci. Nell'esperienza che abbiamo maturato tramite questo LIFE, il TartaLife, che è ancora in corso, ha superato abbondantemente, diciamo, la metà del suo percorso, questo tipo di stakeholders è uno di quelli maggiormente attenzionati, maggiormente oggetto di attenzione, perché effettivamente il mondo della pesca è quello che per primo si interfaccia con l'ambiente marino, per noi una grande fonte di informazione anche, non è soltanto un focus che deve essere oggetto di ricadute di formazione e di informazione, ma è anche uno di quegli stakeholders, uno di quei focus che ci consente di avere in ritorno molte informazioni. Sono una miniera inesauribile da questo punto di vista, e in questo ci guida anche l'esperienza che abbiamo maturato nella gestione di un centro specifico, che è quello di Manfredonia, il centro di recupero della tartaruga marina di Manfredonia, che opera in una delle più grandi marinerie del Mediterraneo, appunto quella di quella cittadina pugliese. Ebbene, in quel caso i pescatori sono per noi una grandissima fonte di informazione, sia per quanto riguarda notizie dirette o indirette che loro ci possono fornire sullo stato di conservazione di quella specie nei loro mari, ma anche per esempio su molti altri temi collaterali, per esempio
quella che è la situazione lì locale dal punto di vista della marine litter, quindi del problema dei rifiuti a mare, che è invece il focus di un altro progetto su cui siamo coinvolti, quello del Clean Sea Life, invece questo appena partito in questo caso, che si occupa proprio della che tra l'altro è un GIE esattamente come un life di informazione, proprio come il life se posso, e quindi ha a che fare invece con l'altro, più che altro con l'altro tema molto spinoso che veniva accennato questa mattina, cioè quello della cattiva gestione quindi dei siti, come facciamo a noi a migliorare la gestione dei siti marini e renderli quindi più efficaci nella loro performance. Faccio questi due esempi di questi due progetti perché i progetti LIFE spesso ci consentono di poter focalizzare l'attenzione su un tema che è un tema di carattere generale, in questo caso la tutela degli ecosistemi marini, ma che in realtà poi, quando si parla di azioni per risolvere questi problemi, va a delineare delle azioni che nella realtà italiana, in modo particolare nella realtà italiana, non possono prevedere degli interventi di tipo generalista anche nell'attuazione di azioni per la risoluzione dei problemi, ma devono essere degli interventi calati caso per caso a seconda delle diverse realtà territoriali, perché l'Italia è un paese molto complesso, lo è non solo nell'esperienza della biodiversità, della tutela della biodiversità nell'entroterra. Noi abbiamo anche progetti sulla tutela del lupo, dell'orso, eccetera, eccetera, ci rendiamo conto quanto un problema generale di carattere generale, per esempio la tutela del lupo, poi calato nelle singole realtà territoriali, vada affrontato in maniera specifica per ogni singola realtà, perché le problematiche poi declinate sul territorio così complesso come quello dell'Italia sono molto diverse. Ma anche per l'ambiente costiero in Italia si deve fare lo stesso tipo di discorso. Quando parliamo di pesca abbiamo a che fare nella realtà della costiera italiana con, da un lato, aree in cui è presente una pesca industriale, diciamo così, di grande scala, ma dall'altro ci sono moltissime aree invece che vivono di una piccola pesca, che è una pesca invece di tipo appunto più tradizionale, più artigianale, la piccola pesca costiera, e sono tante le realtà in Italia che praticano questo tipo di pesca. Chiaramente, se il tema generale è la tutela della biodiversità, che sia esso di habitat prioritari come il posidonieto o di specie prioritarie come le tartarughe marine, in realtà poi il dialogo locale che deve essere fatto con i singoli portatori di interesse, in questo caso i pescatori, deve essere quindi calato in maniera differente a seconda delle realtà, perché appunto questa è la realtà che ci si palesa, cioè un grande mosaico di realtà diverse lungo le nostre coste. Ed è per questo che appunto un'altra esperienza che i progetti LIFE ci portano a poter considerare è il fatto che anche alcune azioni che hanno invece un carattere apparentemente più politico, alcuni obiettivi politici, adesso vi farò un piccolo esempio, in realtà poi hanno dei risvolti pratici anche dal punto di vista tecnico e conservazionistico molto diretto. Per esempio, nel mondo della pesca noi ci siamo resi conto che uno dei grandi problemi che avevano i pescatori nel loro rapporto con le tartarughe marine era il fatto che la legislazione italiana li metteva in grande difficoltà per il fatto che, per esempio, come è noto, le tartarughe marine sono degli animali estremamente tutelati da normative nazionali e internazionali, la detenzione al bordo è considerata quindi un reato in qualche modo, e quindi il pescatore che aveva a bordo queste tartarughe è considerato perseguibile penalmente. Il progetto Data Life ha avuto un grande obiettivo politico, che è stato quello di poter ottenere dal Ministero dal MIPAF una direttiva, una circolare, che è stata appunto prodotta grazie all'interlocuzione che il progetto LIFE ha fatto con il Ministero. Questa circolare, che sarà diramata a tutte quante i comandi stazioni delle capitanerie di porto d'Italia e a tutte quante le associazioni di pesca, dalla Lega Pesca all'Unicop Pesca, eccetera, eccetera, tutte quelle che si occupano in questo settore, questa circolare solleva i pescatori da questo impasse, questa circolare indica chiaramente, al secondo capoverso, che fermo restando tutte quante quelle che sono le prescrizioni previste dalla legge di tutela di questa specie, non è tuttavia perseguibile il recupero e la momentanea detenzione di testuggini ferite, le cui condizioni vitali non favoriscono un immediato rilascio a mare. Questo significa che un pescatore che prende una tartaruga marina e la ha a bordo, la può tenere tranquillamente senza rischio di incorrere in sanzioni,
purché chiaramente avverta le autorità portuali, gli eventuali centri di recupero marini nelle vicinanze, e questo per loro è un grande sollievo, diciamo un grande sollevamento da un peso che chiaramente li riguardava. Un'azione simile sarà svolta dal Life Clean Sea Life, in quanto un altro obiettivo in quel caso è di intervenire sul tema della marine litter, e lì i pescatori hanno un problema del tutto analogo. Come sapete, i rifiuti marini sono considerati rifiuti speciali, portarli a terra è considerato anche lì un'azione perseguibile, diciamo, con conseguenze, diciamo, dal punto di vista diciamo, di provvedimenti sanzionatori, e quindi in questo caso l'obiettivo sarà quello di creare un provvedimento analogo per fare in modo che i pescatori possano, nella loro azione che fanno anche, perché molto spesso quelli più sensibili non solo consegnano le tartarughe marine ai centri, ma nei casi anche più fortunati raccolgono anche rifiuti al mare, quindi fanno anche un'opera meritoria, sollevarli anche da quel punto di vista, da queste responsabilità, sarà un obiettivo politico da un lato, ma dall'altro che si traduce anche in un obiettivo concreto, perché un'azione politica in questo caso si traduce anche in un'azione di conservazione diretta di specie o di habitat, come in questo caso. Quindi, diciamo, l'importanza dei progetti LIFE da questo punto di vista è anche quello di mettere in campo azioni di questo tipo. Ed è per questo che... Io la ringrazio, perché poi sì, magari facciamo anche un... Ah, perfetto, perfetto, perfetto. Un secondo giro di domande, dove mi piacerebbe che magari affrontassimo anche, approfondissimo anche il discorso dell'informazione al pubblico, che oggi l'importanza è stata ribadita in più interventi, anche come nuova tipologia di governance, e penso che un'associazione che è capillare sul territorio come la vostra ci può dare anche dei consigli su come è meglio operare per poi raggiungere i pubblici di riferimento, anche differenziati poi per specialità territoriali, come lei giustamente ha detto. Però mi piacerebbe, anche in virtù di quello che è stato ribadito stamattina sull'importanza di questo progetto, che è la sostenibilità alla replicabilità, di chiedere a Francesco Ruggeri della società Nasicard quali sono, loro si sono occupati appunto di un, hanno fornito il supporto logistico alle operazioni di rimpianto di posidonia di Civitavecchia, e poi successivamente hanno anche seguito i campionamenti. Quindi proprio in un discorso di replicabilità e sostenibilità di questi progetti, quali sono i consigli che ci puoi dare su magari errori commessi da non commettere, se possibile, criticità che possono essere risolte, perché penso che poi l'esperienza sul campo sia maestra in tutto questo. Grazie. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Consigli è un parolone, nel senso che in Italia consigli è difficile darli, soprattutto in mare, dove, come abbiamo sentito stamattina, purtroppo le leggi vengono molto spesso scavallate. Il progetto di cui ci siamo occupati noi riguardava solamente la parte logistica, nautica e subacquea del trapianto di posidonia che è stato fatto a Civitavecchia nel 2012. Tutti i monitoraggi che abbiamo fornito alle imbarcazioni, che sono avvenuti successivamente, in tutti quanti i monitoraggi sono stati trovati ancore sul fondo, tra magli da pesca, fili da pesca, cime abbandonate, di tutto di più. Quindi chi è l'ente che doveva controllare queste cose? Purtroppo lo sappiamo, l'ente c'è, le autorità ci sono, però i controlli vengono fatti molto molto di rado. In una zona dove era stata scelta e delimitata con delle boe in superficie, dove la navigazione doveva essere proibita, l'ancoraggio proibito, però il sabato e la domenica, soprattutto d'estate, c'erano più o meno 400-500 imbarcazioni alla fonda all'interno del parco boe. Quindi poi non sono io che devo dire se quel progetto è andato male per questi motivi, sicuramente però hanno contribuito. Quindi secondo te un fattore fondamentale è proprio il controllo, come è stato detto stamattina, insomma, oltre allo studio di fattibilità, la necessità comunque di trovare delle modalità di realizzazione adeguate, quello che poi, diciamo, è la parte finale. Il controllo deve esserci assolutamente, altrimenti non puoi trovare anche la zona col 100% di attecchimento della posidonia e tutto, ma se non c'è un controllo, il primo che passa ci butta sopra un'ancora, una rete, lavoro buttato. Questa è la mia opinione.
Bene, quindi anche un discorso di struttura che si può assolutamente che si può comunque modificare attraverso sempre un'adeguata comunicazione che interagisce direttamente sui comportamenti delle persone. E forse del valore culturale che da trasmettere alla cittadinanza ci può parlare sicuramente Luigi Maria Variante, che è direttore scientifico del Museo Vivo del Mare di Ponica. Cioè, come è possibile attraverso appunto queste azioni sensibilizzare i cittadini affinché comunque svolgano anche un comportamento, come abbiamo detto all'inizio, rispettoso verso l'ambiente? Buonasera a tutti. Io sono Luigi Variante, appunto, sono il direttore scientifico di una piccola realtà museale del Cilento che è stata creata alla fine degli anni 90 dal compianto sindaco Angelo Vassallo, forse ricorderete il sindaco pescatore barbaramente trucidato nel 2010. Ecco, noi abbiamo avuto la fortuna di avere questo grande sindaco che aveva una grande coscienza ambientale e ha voluto, con i pochi mezzi economici che il comune all'epoca aveva, creare questa piccola realtà museale che, oltre a svolgere un'attività museale, ha un'importante azione sul territorio a livello di divulgazione. Innanzitutto con le realtà scolastiche. Noi abbiamo cominciato alla fine degli anni 90 con le scuole locali, oggi le scuole, con orgoglio lo dico, non solo vengono da tutta Italia ma anche dall'estero, perché abbiamo appunto dei percorsi non soltanto legati alla visita del Museo del Mare, che tra l'altro non è diciamo così, non ospita vasche comuni, tra le altre cose dal 2012 è gestito da Lega Ambiente, che ha dato una grande mano, una grande svolta all'attività museale. Ma ogni vasca rappresenta un piccolo ambiente, un piccolo habitat dei mari cilentani. E appunto seguiamo questi percorsi didattici con attività di laboratorio, attività sul campo, che attraggono le scuole. E questo è un modo per fare divulgazione. Quindi noi ci rivolgiamo innanzitutto alle giovani generazioni, cercando di creare una coscienza ambientale. Perché oggi purtroppo la fascia del Cilento ne è ricca di praterie di posidonia. Da Agropoli fino a Palinuro abbiamo una rigogliosa prateria che costituisce diciamo così, un elemento cardine della salvaguardia ambientale dei mari cilentani. Eppure la percezione purtroppo dei turisti, ma anche delle amministrazioni locali, a volte è negativa. Uno dei grossi problemi dell'area cilentana è quello dell'accumulo delle famose banchette, che rappresentano, ecco, mentre fino a 20 anni fa, io non sono di Pioppi, sono di Salerno, ma da quando ero bambino, e quindi stiamo parlando di parecchi anni fa, frequento quelle zone, il fatto di trovare la Posidonia spiaggiata era, come dire, una cosa normale, nessuno si lamentava. Invece da qualche anno a questa parte, forse la globalizzazione, il consumismo, insomma siamo diventati un po' schifettosi su tutto. E quindi oggi le amministrazioni locali si trovano costrette a dover avere a che fare con le proteste dei turisti. Quante volte leggiamo sui giornali, addirittura, a parte impropriamente viene definita alga, ma da qualche parte abbiamo letto addirittura alga killer. Perché dai cattivi odori che emana, la degradazione eccetera eccetera infastidisce i bagnanti, e le amministrazioni locali hanno questo problema ogni anno, devono rimuovere in qualche modo questo rifiuto, che è un rifiuto speciale, quindi ha tutte le sue particolarità per essere toccato, e per le amministrazioni locali in alcuni casi rappresentano addirittura un fastidio. Io ricordo bene come un paio d'anni fa, parlando di trapianti a un sindaco di uno dei comuni cilentani, del quale una persona per bene, non dico il nome del comune ovviamente, ma lui lo disse in buona fede, disse: ma come mi vieni a parlare di trapianti di posidonia quando io dalla mattina alla sera devo trovare il modo per non farla crescere questa posidonia, perché ho problemi
c'ho problemi, hanno problemi di natura economica perché i piccoli comuni non hanno risorse tali da poter investire per magari conferire in discarica queste praterie, queste foglie morte che vengono spiaggiate, oppure non hanno mezzi proprio per poterli spostare e stoccare temporaneamente in siti di stoccaggio appunto temporanei. Allora, uno dei compiti che si è prefisso da un po' di anni il Museo Vivo del Mare è quello di fare un'azione di divulgazione anche verso, diciamo così, il pubblico. Noi tra le tante iniziative che abbiamo fatto in questi anni, a parte che siamo stati coinvolti direttamente su alcune piccole azioni di trapianto, per esempio nel 2005 il primo trapianto del primo ettaro a Civitavecchia, di cui poco fa accennava il professore Scardi, prevedeva il trapianto in piccola scala su due aree testimoni di particolare interesse naturalistico. Un piccolo trapianto, era di pochi metri quadrati, e il compianto professor Frese, che era direttore dei lavori, scelse come area testimonio l'isola della Maddalena e Piombi. E quindi noi come museo fummo coinvolti in questo piccolo operazione di trapianto. Nel 2012 con Lega Ambiente abbiamo proposto appunto una cosa particolare per la festa dell'albero che si fa proprio in questi giorni, proponemmo, anziché la classica piantumazione di alberelli come si fa tutti gli anni, di fare un trapianto dimostrativo di posidonia oceanica sui fondali di Pioppi, che non è stato fine a se stesso, perché poi abbiamo coinvolto le scolaresche e abbiamo cercato di spiegare loro l'importanza della posidonia oceanica. Abbiamo continuato nella nostra, abbiamo un piccolo staff di biologi marini che in qualche modo collabora a queste cose. L'anno scorso si è tenuta nel mese di settembre al Museo Vivo del Mare la prima edizione del corso di formazione su studio e monitoraggio di posidonia. È un corso di formazione rivolto a laureandi e laureati in discipline scientifiche ambientali. Non vuole essere il classico corso in cui si fa tanta teoria, è stato un corso di 5 giorni praticamente fatto esclusivamente su attività pratiche, attività di laboratorio ma soprattutto attività di campionamento a mare, perché tra l'altro il Museo Vivo del Mare ha una convenzione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II per attività di tirocinio e di tesi. Noi ci siamo accorti come i ragazzi si lamentavano spesso che loro avevano soltanto teoria dall'università e non avevano attività pratiche, quindi abbiamo cercato in qualche modo di porre rimedio a questo facendo questo corso di formazione. Il sindaco attuale di Pollica, che anche lui ha una coscienza ambientale particolare, è uno che si è innamorato quando ha cominciato a sentire parlare di trapianti di posidonia, e i colleghi dell'ISPRA lo sanno, perché quando c'è stato il workshop nel 2014 sulla presentazione delle linee guida dei trapianti, è stato l'unico sindaco invitato, ci propose, grazie alla collaborazione dell'Università degli Studi di Roma di Tor Vergata, di individuare nella zona di Acciaroli, che dove esisteva tempo fa un'unica fascia di posidonia che poi pian piano per motivi idrodinamici è stata in parte è andata in regressione, quindi questo ha comportato una forte regressione della spiaggia di Acciaroli. Ci ha chiesto di fare uno studio pilota di trapianto di posidonia per cercare di individuare dei siti di rimpianto, nella speranza che poi, anziché mettere le solite barriere artificiali che poi provocano soliti problemi di sedimentazione o di eccessiva erosione, appunto cercare appunto di fare un intervento di trapianto per cercare appunto di riportare come era un tempo la prateria di posidonia. Il problema dell'educazione è molto importante. Noi come museo ci siamo proposti, assieme al Lega Ambiente, nella prossima primavera, di fare un paio di giornate di divulgazione proprio per cercare di educare non soltanto i giovani, ma soprattutto le persone adulte, che sono quelle che, vi dicevo, si lamentano
proposito delle famose banchette, sull'importanza invece ecologica che hanno queste banchette. E credo che questo progetto LIFE di divulgazione sia molto importante, proprio perché consente di disseminare, di divulgare informazioni al pubblico. Questa deve essere una parte, secondo me, fondamentale, perché effettivamente oggi il cittadino normale sa ben poco di che cos'è un trapianto, forse non sa nemmeno che cos'è la posidonia, tant'è vero che anche magari chi è addetto ai lavori continua a definirla un'alga. Quindi questo è molto importante per far capire l'importanza di questo ecosistema. Eh sì, grazie. Infatti è stato anche ampiamente evidenziato questa mattina dell'importanza proprio dell'informazione al pubblico, a tutti gli operatori, agli amministratori, insomma sotto i vari punti di vista. Quindi sicuramente un ruolo fondamentale lo ha l'educazione in termini appunto di diffusione scientifica, ma anche la formazione di quelli che poi sono gli operatori scientifici che realmente devono operare, quindi effettuare i lavori attraverso appunto le metodologie più adeguate. Quindi colgo l'occasione proprio per passare la parola a Stefano Acunto, che è direttore della Scuola per Ricercatori Scientifici Subacquei, proprio per evidenziarci come lavorate attraverso questi programmi di formazione, quali sono appunto i programmi secondo voi più importanti, insomma quali sono anche le tecniche, i metodi più importanti per questo tipo di rimpianto della posidonia. Buon pomeriggio, innanzitutto ringrazio per l'invito, l'opportunità di essere qui a parlare di questi argomenti. In realtà sono qui in diverse vesti, nel senso che sono qui come rappresentante dell'Associazione Italiana Operatori Scientifici Subacquei con la quale la scuola di formazione per ricercatori scientifici subacquei del DSSD, ormai attiva da diversi anni, collabora spesso. Quindi suddivido un attimo il mio intervento. Da una parte, per quanto riguarda l'associazione di categoria AIOS, lo scopo, l'obiettivo principale di questa associazione quando si è costituita era quella di affermare sempre più la professionalità, una figura professionale che è appunto quella degli operatori scientifici subacquei. Abbiamo fatto un percorso anche normativo, abbiamo cercato di ottenere un riconoscimento che ovviamente avrebbe il suo massimo sviluppo in una legge della subacquea che includesse appunto questa figura specifica. Questo ancora giace nelle camere del Senato, non è stata cosa, però abbiamo fatto una cosa buona, penso, abbiamo sviluppato una collaborazione con ISPRA che ha portato alla produzione delle buone prassi per l'attività subacquea scientifica in sicurezza, che è stata anche validata dal Ministero del Lavoro e che è attualmente l'unica normativa cogente in Italia. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che gli operatori subacquei delle varie ARPA e gli operatori subacquei ISPRA devono andare in acqua seguendo questo tipo di procedure e di linee guida. Quindi una normativa di riferimento esiste. Anche se insomma con il limite del fatto che non è comunque una legge. Ho voluto fare questo esempio perché rientrando nell'argomento specifico è ovvio, è stato chiarito che l'attività di trapianto è una di quelle attività che comunque coinvolge l'attività subacquea da parte di personale specializzato. Ora il problema dal nostro punto di vista è quello che troppo spesso ancora non viene riconosciuta la figura professionale dell'operatore scientifico e quindi viene richiesta l'utilizzo dell'operatore tecnico subacqueo. È un problema, secondo noi, reale che esiste e che probabilmente
nel corso dello sviluppo di questo importante progetto, secondo me potrebbe essere in qualche modo anche sanato. Un po' faccio l'esempio del riconoscimento, per esempio, per quanto riguarda i cetacei, del Marine Mammals Observers, no? Ormai è consuetudine che tra le prescrizioni di un certo tipo di attività in mare il Ministero richieda la presenza di un Marine Mammals Observers certificato. Ecco, sarebbe bello, sia per il movimento in generale, ma credo anche per poi ottenere dei risultati per quanto riguarda l'attività specifica, che si ottenesse tra nelle best practice che usciranno da questo progetto, magari anche un cenno al fatto che questi tipi di attività devono essere compiute con il coinvolgimento di operatori scientifici subacquei certificati. È chiaro che per certi tipi di attività non ne abbiamo né le competenze né la volontà di andare ad operare. Ecco allora che molto spesso, e parlo per esperienza personale, si configura la necessità e la possibilità di operare in sintonia tra le due figure. Gli OTS svilupperanno l'attività per le quali sono competenti, gli operatori scientifici svilupperanno le attività per le quali loro sono competenti, quindi la manipolazione del materiale biologico, la selezione delle talee, la lavorazione, il reimpianto e soprattutto ovviamente il monitoraggio. Questo è una parte che ci sentiamo così di sostenere nell'ambito di questo progetto. Ho detto operatori scientifici subacquei certificati, a questo perché la contrapposizione che purtroppo talvolta si sviluppa è il fatto che gli OTS hanno una loro regolamentazione e soprattutto hanno delle loro certificazioni. Ebbene, non è vero che gli operatori scientifici non hanno questi strumenti. Gli operatori scientifici, se vogliono, possono accedere a delle certificazioni che sono riconosciute in ambito nazionale, in ambito europeo e in ambito anche mondiale. Mi riferisco alla certificazione, per esempio, di European Scientific Diver o Advanced European Scientific Diver, o competenze analoghe. Non è necessario avere il cartellino, non stiamo a vendere brevetti qua, stiamo dicendo che questa certificazione richiede delle competenze che si possono sviluppare anche senza poi andare a ottenere il cartellino. Oppure dei percorsi professionali, professionalizzanti, chiamateli come volete, che possono essere in alcune realtà universitarie già sviluppati, ma che possono essere sviluppati anche in ambito post-universitario, come appunto il caso del ISSD, nella quale si ha una certificazione per la quale chi segue il corso ha un riconoscimento. Noi siamo affiliati, oltre che con IOS, con CMAS e con American Academy of Underwater Science. Credo che ci siano tutte le credenziali necessarie e sufficienti per poter lavorare in tutto il mondo, cosa che piano piano sta succedendo, però io credo che anche da parte delle istituzioni scientifiche soprattutto forse non c'è anche una sufficiente informazione da questo punto di vista, nel senso che molto spesso di fronte a un diniego di operare da parte di una capitaneria di porto non si hanno magari le conoscenze sufficienti o comunque l'informazione per poter opporre opportune controbattere e dire no, in realtà si può fare benissimo in questi termini. Ci sono anche degli esempi pregressi che si possono portare, un esempio è l'attività svolta a Civitavecchia, di cui parlava anche Francesco, con cui ho avuto anche l'opportunità di collaborare. In quel caso noi abbiamo potuto, in collaborazione con gli OTS per quello che erano le loro competenze, abbiamo potuto operare in ambito portuale, abbiamo potuto operare tranquillamente senza nessun tipo di problema, perché avevamo portato un piano operativo di sicurezza, eccetera. Certo, tutto questo è diverso dal dire, come io ho fatto 20 anni di università, vabbè, io sono dell'università, vado in mare e faccio quel che mi pare, perché così è un po' l'atteggiamento, diciamo, non c'è un controllo specifico. Diverso è se poi devi coinvolgere un
una struttura come può essere per esempio strutture oil and gas, c'erano rappresentanti Terna, c'erano rappresentanti Saipem, loro ti dicono subito che in mare mandano in mare soltanto gli OTS. No, bisogna spiegare il perché e il per come e si possono convincere. Io personalmente ho avuto modo di operare come operatore scientifico subacqueo anche attualmente, per esempio per Eni, che è il massimo della, come dire, della scontrosità su questo tipo di argomenti, cioè certamente dovendo mediare quelle che sono le procedure operative OTS con quelle degli operatori scientifici. Grazie, quindi è emerso un altro valore, proprio l'esigenza di una garanzia sulla professionalità e quindi di una certificazione per gli operatori scientifici. E a proposito di valore, adesso lo affrontiamo sotto altri due aspetti, l'aspetto appunto ambientale e ecologico e l'aspetto economico. Per quanto riguarda appunto l'aspetto ecologico, mi piacerebbe che dottoressa Maria Cristina Buia della SIGRAS 2000, un'organizzazione no profit che si occupa della protezione e conservazione degli habitat marini, poi magari se vuole spendere due parole in più sicuramente la presenterà meglio lei di me. Vorrei proprio chiederle qual è il ruolo della Posidonia oceanica in termini di specie costruttrice nel sistema costiero mediterraneo, quindi qual è questo valore ecologico della Posidonia oceanica? Buonasera a tutti, ringrazio essenzialmente gli organizzatori per avermi invitati. L'associazione di cui faccio parte ha dato il suo appoggio a questo progetto, però sono anche qua come ricercatrice della stazione zoologica che, come spero molti di voi sappiano, ha lavorato da diversi anni sui sistemi, appunto sul sistema Posidonia nel Mediterraneo, e che nell'ambito di questi studi ha fatto anche dei corsi per divulgare quello che è l'insegnamento del riconoscimento delle specie che vivono, che sono associate a questo sistema, perché una delle importanze di questo sistema è proprio la elevata biodiversità. Io non sarò qua a darvi dei numeri, quante specie di alghe o quante specie di organismi animali possiamo trovare. Sicuramente come specie edificante, come engineering species, chiaramente diversifica in maniera particolarmente evidente l'ambiente, creando degli habitat particolari per gli organismi che vengono associati al manto fogliare, quindi agli organismi fotofili, agli organismi che vivono legati ai rizomi, quindi sciacquini, e agli organismi che vivono nella MAT, che effettivamente ha una grandissima importanza nella dinamica di questo sistema. E quindi da un punto di vista diciamo di importanza ecologica, sicuramente la biodiversità è un valore aggiunto, però dobbiamo anche considerare un altro valore che secondo me in questo momento di cambiamenti climatici è altrettanto importante, anche se a me non piace parlare di servizi ecosistemici, perché sembra ancora una volta che siamo noi uomo al centro e la natura sia al nostro servizio, però parliamo tutti di riscaldamento, parliamo tutti di acidificazione degli oceani, a cui stiamo andando incontro con queste emissioni di CO2 nell'atmosfera. E da parte dei ricercatori, tutti quanti all'inizio hanno detto che okay, sicuramente questo sarà un favore, cioè sarà un di più che andrà a favorire tutti quegli organismi autotrofi che chiaramente utilizzano la CO2 per la produzione primaria. Noi abbiamo a Ischia un sito, ma adesso ormai ce ne stanno studiando diversi, dove ci sono delle emissioni naturali di CO2, e andiamo a vedere che cosa succede a questo sistema, alla Posidonia, in un mondo in cui avremo un abbassamento notevole del pH. E in realtà vediamo che la produzione fogliare della pianta in realtà non va ad aumentare in un ambiente acido.
sto parlando di un sistema che si è in qualche modo adattato a una variazione di pH, quindi non sto parlando di esperimenti a breve termine che possono dare dei risultati opposti e controversi. Quindi non c'è una produzione ulteriore di biomassa che poi va effettivamente ad allargare quella che è la catena del detrito su cui si basa questo sistema, ma c'è un aumento di quella che è la sostanza underground, l'aumento della biomassa dei rizomi della parte ipogea. Perché vediamo che effettivamente abbiamo un 30% della produzione primaria che va appunto a scapito di questa biomassa, a scapito quindi, cioè a scapito a favore della biomassa della radice ritorno e soprattutto che va ad aumentare quella che è la biomassa della MAT, che occupa un ruolo importantissimo nello stoccaggio del carbonio organico. E possiamo pensare che ad esempio per quanto riguarda abbiamo una matte che può essere alta da 1 a 4 metri e che può produrre un 400 kg di carbonio al metro quadrato che è scapolato praticamente sul Mediterraneo equivale ad un sequestro di 8.000 tonnellate di carbonio, quindi un quantitativo enorme. Un quantitativo che può esserci di aiuto nel capire, nel comprendere quindi l'importanza di questi sistemi, nell'aiutarci a mantenere quello che è il pH normale nel nostro mare, perché ha la capacità di stoccare questo carbonio nella MAT. Però in qualche modo è anche una sorta di bomba a orologeria, pronta a scoppiare, perché nel momento in cui noi facciamo degli escavi e noi andiamo a distruggere con dragaggi o con altre azioni meccaniche importanti questa matte, praticamente liberiamo questa sostanza organica e quindi questa sostanza poi in presenza di ossigeno può poi riprodurre, cioè riportare ancora o aumentare quella che è l'acidità dei nostri mari. Per cui l'importante a questo punto è che anche in opere di questo tipo, dove ci sia un ripristino di questi ambienti, venga posta particolare attenzione nella conservazione della matta della posidonia, che sappiamo che è può avere anche millenni. E possiamo anche pensare che dall'inizio dell'industrializzazione, e quindi dal 1870 ad oggi, questa matta nel Mediterraneo abbia in qualche modo assorbito circa l'80% delle emissioni che abbiamo fatto. Quindi è veramente un valore enorme di questo sistema che va assolutamente conservato, protetto, la cui funzione deve essere divulgata assolutamente il più possibile. Grazie, poi al secondo giro di tavolo magari ci spiegherà meglio, insomma, perché è contrario all'approccio dei servizi ecosistemici, perché è opportuno, insomma, accogliere tutti i punti di vista proprio per condividere anche i pro e i contro e crescere in modo condiviso. Però noi sappiamo bene che è stato introdotto proprio con una legge di bilancio nel 2009 la cosiddetta rendicontazione ambientale, l'eco-rendiconto, che ha previsto per la prima volta all'articolo 36,6 nel rendiconto generale dello Stato di allegare appunto un dettaglio di quelle che sono le risultanze delle spese relative ai programmi ambientali intesi come programmi di ripristino, di recupero, di tutela, di conservazione e così via. Ma anche un altro intervento normativo importante è stato fatto nel collegato ambientale con la legge 221 del 2015, che appunto ribadisce, insomma, questa evidenza. Quindi effettuare, la legge dice proprio esplicitamente di effettuare stime e bilanci riguardanti il capitale naturale, e in modo che ci permetta di vedere quali sono i costi e i benefici attraverso due approcci, l'approccio ecologico e l'approccio economico. Quindi io colgo proprio l'occasione per chiedere questo aspetto al nostro esperto della tavola rotonda, Paolo Vassallo dell'Università di Genova, e le chiedo in questa prima battuta di domanda se a che punto siamo, se sono stati individuati anche degli indicatori per poter fare queste valutazioni,
come vengono fatte quindi e anche di quali cifre stiamo parlando. Per esempio, se io devo operare attraverso tecniche di reimpianto spendo tot, però qual è poi la visione futura in termini di recupero, di valore economico? Grazie. Grazie Cristina, buongiorno a tutti. Dunque, a che punto siamo? Come giustamente accennavi, sì, dal 2015 con la legge del collegato ambientale il Ministero ha previsto l'istituzione di questo comitato per il capitale naturale che dovrebbe redigere ogni anno una relazione relativa allo stato del capitale naturale in Italia. È stata fatta l'anno scorso la prima relazione, attendiamo per l'inizio del 2018 la seconda. Quindi sostanzialmente siamo in una fase di avvio dei lavori che dovrebbe prevedere una messa a regime di questa rendicontazione anche ambientale del valore della natura a livello nazionale. Come facciamo questa rendicontazione? Ecco, qui i metodi sono molti in realtà e ancora non perfettamente standardizzati, tant'è vero che gli studi che sono stati condotti ad oggi sono ancora abbastanza variegati e forniscono informazioni che devono essere accuratamente interpretate. Ci sono però, lato positivo della notizia è che ci sono sistemi, c'è la possibilità di andare a valutare, a quantificare questo valore della natura. Anche stamattina abbiamo sentito molto spesso, anche parlando specificatamente della Posidonia, ha un grande valore, spesso si sente dire ha un valore inestimabile, non si può stimare il valore della natura. Beh, certamente è un approccio delicato, ma i sistemi per valutarlo ci sono e sono dal mio punto di vista anche estremamente efficaci. I sistemi, sostanzialmente vorrei proporvi questa definizione che a me sembra abbastanza cogente quando si parla di valutazione del valore della natura o dei servizi ecosistemici. Si possono dividere in due grosse categorie. Una valutazione che è basata su un approccio, diciamo, antropocentrico, del vantaggio che l'uomo trae dall'esistenza di una certa natura, ed è forse quella di cui parlava prima di me anche Cristina, oppure una valutazione che prescinde dalla valutazione del vantaggio che l'uomo trae, ma una valutazione, diciamo così, ecocentrica, che tende a valutare il valore di un ambiente in funzione di quanto quell'ambiente è importante, è fondamentale per l'esistenza stessa della natura, dei sistemi ecologici e del suo connesso. Questa seconda valutazione è specificamente una valutazione ecologica. Io sono un ecologo, parlo di economia spesso a sproposito, ma nasco ecologo e tendo a rimanere ancorato a questa mia formazione. È una valutazione che si basa sostanzialmente su questo approccio. Quando una qualsiasi attività economica, anche umana intendiamo, produce qualcosa e poi lo mette sul mercato, la prima valutazione che fa nel momento in cui la mette sul mercato è: quello che devo fare è rientrare nei costi che ho sostenuto per fare questa produzione. Ecco, quello che possiamo fare è metterci nei panni di una natura che ci offre qualche servizio di sistema e cercare di operare una valutazione dei costi che la natura ha sostenuto per poter produrre quell'ambiente o per produrre quella funzione che poi a noi serve per generare dei servizi sussistenti. In questo modo quello che possiamo fare in qualche modo è dare la capacità di interpretare in qualche modo quello che sono i costi sostenuti dalla natura e di conseguenza il valore che la natura attribuisce a un determinato ambiente per mantenerlo vitale e funzionale e poi per fornire a noi che in ultima battuta andiamo a sfruttarlo i servizi che adesso sono generati. Questo tipo di valutazione è possibile, è una valutazione che porta in ultima battuta una valutazione monetaria espressa in moneta corrente del valore della natura e ci fornisce in qualche modo un contrappeso a quello che ho sentito anche poc'anzi dal collega. Questi problemi di natura economica di cui parlava il sindaco di questo comune costiero che ha il problema di dover gestire quell'accumulo di banchette e risorse. Certo, quello è un problema di natura economica, soprattutto nel breve termine. A
giugno bisogna levare la banchetta perché sennò non mi vengono i turisti, non mi occupano gli alberghi e non mi permettono di generare economia. Però l'esistenza di quella posidonia, di conseguenza di quella banchetta che arriva sulle spiagge, genera un valore, possiamo definirlo fantasma, magari non percepibile nell'immediato, ma sicuramente percepibile nel lungo termine. Quando io ho le spiagge che mi vanno in erosione, ecco, qui poi percepisco il problema della posidonia. E quindi possiamo contrapporre questo valore ecocentrico, monetario ma ecocentrico della natura, a questa valutazione, diciamo, dei costi che l'economia deve sostenere per risolvere un problema di natura economica. Abbiamo fatto degli studi anche recentemente e specificatamente sulle batterie di posidonia, quindi voglio subito buttare qualche cifra per vedere che effetto fa sostanzialmente. Valutando non tanto i servizi ecosistemici, qui la ragione è che i servizi sono una valutazione antropocentrica, è il vantaggio che l'uomo trae dall'esistenza della natura, no? Ma qui stiamo valutando invece le funzioni ecosistemiche, quindi quanto vale quello che fa la batteria di posidonia oceanica, a prescindere dal fatto che l'uomo ne trovi o meno qualche vantaggio. Beh, sostanzialmente siamo riusciti a aggiungere una valutazione su base annua, che è un flusso che annualmente che la parte di Cusinonia fornisce, di all'incirca 170 euro al metro quadro per anno, per ogni singolo metro quadro di prateria di Cusinonia oceanica. Questo valore da cosa è dovuto? È dovuto ad alcune funzioni sistemiche, sostanzialmente sono la funzione nurseriaria, la funzione di retenzione dei sedimenti, la funzione di produzione di ossigeno e la funzione di produzione di sostanza organica, di produttività primaria. Questo valore, diciamo così, è un valore di riferimento, probabilmente una sottostima dell'intero set di funzioni che svolge la produzione oceanica, ma è un valore di riferimento che può servire a fornire in qualche modo un grimaldello, una chiave di lettura dell'importanza di questo sistema. Perché quando si parla in termini economici più o meno tutti riusciamo a capire l'ordine di grandezza dell'importanza di un sistema rispetto ad un altro. E stamattina 172 euro al metro quadro all'anno, che è una rendita più comune in capitale, possono sembrare tanti, possono sembrare pochi, o questo non so, dipende dalla sensibilità di ciascuno, però stamattina il direttore della Ravenna Protetta dell'Egadi ha accennato a un possibile incremento della sua area protetta e parlava di 1000 ettari di posidonia oceanica che potrebbero rientrare in una estensione del suo areale. Facendo un paio di conti, andiamo a moltiplicare questo valore di 172 euro al metro quadro in ordine di 10 milioni, e quindi viene circa quasi 2 miliardi di funzioni di servizi ecosistemici che fornite all'anno solo da quell'estensione di batteria di posidonia oceanica. Iniziano a sembrare delle cifre relativamente importanti, che possono dare conto anche del fatto che si spenda tanto per proteggere, perché non si spenda tanto per ricreare laddove abbiamo perso, e si deve spendere tanto per evitare che gli interventi di tutela o di ripristino vengano poi compromessi da attività economiche che appunto spesso puntano o manifestano un ritorno economico immediato, quando la contropartita è una perdita economica di questa entità. Grazie. Adesso riprendiamo quindi il secondo giro di tavolo, insomma brevemente abbiamo mezz'ora di tempo, quindi cerchiamo di lasciare spazio anche a qualche domanda dagli ospiti in sala. E ripartiamo quindi con Stefano Raimondi, che appunto ci stava parlando delle attività di informazione e di comunicazione che Legambiente fa sul territorio proprio per raggiungere, insomma, questo tipo di sensibilizzazione. Prego. Sì, parto ricollegandomi in realtà da questo aneddoto abbastanza significativo di cui Valiante ci parlava, cioè la sua esperienza diretta di questa comunicazione per cui sui mass media spesso è passato il concetto di posidonia come alghe, addirittura come alghe killer, eccetera. Questo ci riporta in realtà a un problema di natura culturale, che in realtà apro e chiudo la parentesi perché in realtà
ci porterebbe fuori rispetto a quelli che sono poi gli obiettivi di oggi, ma in realtà ce la dice lunga quanto il problema della, diciamo, parte tutto da una scarsità, una drammatica scarsità di attenzione alla cultura scientifica in questo paese, che parte dalle scuole per poi arrivare in università, laddove abbiamo una grande crisi di iscrizioni nelle facoltà scientifiche, e quindi, diciamo, non si investe adeguatamente su questo settore, ma chiaramente, diciamo, non abbiamo più dibattito, perché altrimenti andremo chiaramente fuori. Cosa possiamo fare noi invece nell'immediato? Questo sì, attraverso quelle che sono le attività progettuali all'interno dei progetti, in questo caso di tipo LIFE, ma non solo, anche perché le attività di comunicazione, di cui chiaramente LIFE si è posto, che ad esempio, essendo un GIE, ma le attività di comunicazione sono presenti anche in altri tipi di progetti, per esempio di tipo natura, e la Commissione Europea tiene molto attenzione a questi aspetti, valutandone quindi l'importanza come anche strumento per sedimentare l'efficacia delle azioni di conservazione che poi vengono effettuate. È sicuramente quello di, nell'ambito di queste realtà progettuali, inserire degli strumenti di comunicazione che in parallelo a quello che dicevo in precedenza, ovvero sia il fatto che gli interventi devono essere mirati a seconda delle singole realtà territoriali, molto sfaccettate e molto differenti sul nostro territorio italiano, anche costiero, e in modo particolare anche questo discorso vale per i target. Non possiamo immaginare di realizzare delle attività di comunicazione che siano standardizzate e uguali per tutti quanti i target che andiamo a individuare, ma è chiaro che gli strumenti devono essere targettizzati e calati a seconda del target di riferimento, quindi la comunicazione che noi usiamo per gli stakeholder scolastici, per esempio, deve essere diversa da quella che utilizziamo per gli esercenti del commercio costiero, per esempio, che sono un'altra importante categoria, diciamo, da attenzionare attraverso questi progetti di conservazione degli ecosistemi marini. È ancora diverso il tipo di strumenti che dobbiamo immaginare, per esempio, per i pescatori, a loro volta differenziati, come dicevamo prima, fra la grande pesca più industriale e la piccola pesca costiera. E poi un'altra cosa che invece possiamo fare, anche a prescindere dai progetti, è di sfruttare anche le varie grandi campagne nazionali. In questo sì, la nostra associazione chiaramente ha una lunga storia, ma non siamo chiaramente gli unici che facciamo utilizzo di campagne nazionali per veicolare grandi progetti. L'idea, sempre che dicevo prima Valiante, di legare per esempio la festa dell'albero alla Posidonia è veramente geniale, nel senso che questo ci consente da un lato di legare finalmente la Posidonia a un qualcosa che sia riconoscibile, più simile ad un albero che non ad un'alga, quindi qualcosa anche di scientificamente molto più corretto, dall'altro fare il parallelismo con il fatto che le posidonieti sono le nostre foreste sommerse, quindi l'equivalente di quelle emerse, e quindi con la stessa valenza di fornitura di servizi ecosistemici, usiamo ancora questo termine, per importanza e per equivalenza, e poi soprattutto grande strumento quindi per entrare in diretto contatto, in questo caso con il mondo scolastico, ma diciamo ci sono varie campagne che possono essere utilizzate anche in altri ambiti. Quindi io qui ribadisco in questa sede, visto che anche i tipi di stakeholders che coinvolge il progetto Se Posso sono del tutto analoghi a quelli degli altri due progetti LIFE di cui abbiamo citato prima come esempi, il Tarta LIFE piuttosto che il Clancy LIFE, io qui ribadisco la piena disponibilità di queste altre due realtà progettuali potremmo lanciarlo qui questo seme di collaborazione, a entrare in un network di collaborazione e di scambio reciproci di informazioni fra questi tre progetti. Questo è un aspetto del networking fra diversi progetti LIFE, non solo, che la Commissione Europea tiene sempre in debita attenzione, ma in realtà è veramente utile per queste tre realtà progettuali capire come gli stessi stakeholders che vengono incrociati attraverso però tematiche diverse vengono raggiunti e con quale tipo di efficacia a seconda dei vari strumenti messi in campo. Quindi lancio questo appello al networking fra questi nostri progetti. Bene, grazie. E quindi un tipo di comunicazione specifica per ogni pubblico di riferimento, per cui io non posso che chiedere a Francesco Ruggeri quale tipo di comunicazione fate verso il subacqueo affinché appunto raggiunga questo livello di percezione. Allora, sicuramente non una informazione molto scientifica, perché almeno per quanto mi ci riguarda facciamo corsi subacquei, non corsi per biologi marini, però in tutti i manuali di qualsiasi agenzia didattica le ultime parti del corso è proprio la parte di biologia, e quindi non solo i pesci, pesciolini, ma c'è anche Posidonia, l'alghe,
di tutto di più. Purtroppo per esperienza devo dire che si va molto più nell'approfondire le parti, quelle di fisica e fisiologia, purtroppo che le ultime fasi, che poi sono quelle che uno si gode più durante l'immersione subacquea, perché poi uno, e l'immersione è fine al vedere, osservare il pesce, il Mar Rosso e tutto quanto. E quindi magari da parte nostra, parlo per gli istruttori subacquei, ci deve essere sicuramente un'informazione più specifica per la parte biologa. Collaborare per una scuola di immersioni con scuole fin dalle elementari purtroppo non è sempre facile, perché poi quando entri dentro una scuola, soprattutto quando stai a contatto con delle persone minorenni, ci vogliono i genitori, ci vogliono i consensi, quindi anche a Civitavecchia, che è un paese che sta sul mare, ci sono molti meno subacquei di quelli che magari, parlo per esperienza personale, ci sono a Terni, che il mare non lo vede nemmeno dall'ultimo piano del palazzo. Grazie. Invece a Luigi Maria Vagliante vorrei chiedere, visto che ci ha elencato tutta una serie di iniziative proprio dedicate all'educazione ambientale, alla diffusione scientifica, quali sono anche i risultati che avete ottenuto, se avete fatto delle valutazioni ex post sui vostri interventi? Non abbiamo fatto delle valutazioni ex post dirette, però poi abbiamo avuto, come dire, abbiamo toccato con mano che magari qualcosa che abbiamo fatto ha lasciato il segno. Io credo che ognuno di noi abbia la responsabilità, per quanto riguarda le proprie competenze, in questa azione di divulgazione ed educazione ambientale. Per esempio, noi non abbiamo grossi problemi legati per esempio alla pesca nel litorale cilentano, soprattutto a Pioppi, dove insiste una piccola pesca. Però noi abbiamo cercato di far capire ai pescatori locali che piuttosto che andare a pescare sulla prateria di Posidonia, gli abbiamo cercato di spiegare come invece, evitando un'azione diretta e continua sulla prateria, anche con reti tramaglio, insomma, che magari non hanno un impatto particolarmente negativo, si lascia, come dire, le specie che vivono in quella zona di prateria, le si lascia crescere, le si lascia proliferare, e quindi magari poi ci sarà un ritorno successivo nel breve a favore del pescatore. Le azioni fatte con Lega Ambiente e l'educazione ambientale, soprattutto rivolte alle scuole, ci hanno permesso poi di tastare con mano che sono proprio i ragazzini quelli che, come dire, fortunatamente, almeno in apparenza, riescono ad avere una coscienza ambientale rispetto agli adulti. Perché quando qualcuno mi definisce l'alga killer, la Posidonia, vi cito l'episodio in cui un giornale locale definiva la Posidonia l'alga killer, è di 2 anni fa, quando particolari condizioni di caldo e di temperatura elevata e di mare calmo determinarono lungo il litorale delle zone di Acciaroli e di Pioppi la proliferazione di mucillagine. Subito, immediatamente, qualcuno mise in mezzo questa voce che era colpa delle foglie morte di Posidonia che rilasciavano queste sostanze, quando poi la povera Posidonia su questo proprio non c'entra assolutamente nulla. E quindi qualche bravo giornalista locale definì addirittura killer l'alga, la famosa alga, sempre a proposito dell'alga. Io credo che far diventare patrimonio culturale nella mentalità delle persone sia un problema fondamentale, ripeto, ognuno di noi deve porsi nel suo piccolo, perché se no altrimenti, ecco, è un po' come è successo con le aree marine protette all'inizio. Io ricordo che per esempio l'area marina di Santa Maria di Castellabate, che è una delle ultime che è stata istituita, in realtà nel 1972, io avevo 10 anni, mio zio fu uno dei promotori di quest'area marina protetta, però all'epoca esisteva praticamente il mondo scientifico che dall'alto, come dire, dettava legge, e non si coinvolgevano gli operatori locali, magari gli operatori della pesca, gli operatori socioturistici, eccetera, per cui c'era questa netta contrapposizione. Ecco, una delle grandi capacità, per esempio, del sindaco attuale del comune di Pollica, il dottor Stefano Pisani,
è proprio quello di aver in qualche modo a livello ambientale, sta cercando di fare un'opera di divulgazione, di coinvolgimento della popolazione locale, non solo, ma anche durante l'estate della popolazione, diciamo così, turistica. Io credo che questo sia un aspetto fondamentale, cioè quello, come dire, di coinvolgere direttamente, di far sentire parte viva del territorio anche la popolazione locale. Faccio l'ultimo esempio: nel Palazzo Vinciprova, che ospita il Museo del Mare, è presente anche l'Ecomuseo della Dieta Mediterranea. Pioppi è la capitale mondiale della dieta mediterranea, perché 40 anni fa Ansel Keys, il suo scopritore, che girava il mondo per studiare la longevità delle varie popolazioni, si accorse che il popolo cilentano era uno dei più longevi e quindi decise di stabilirsi a Pioppi. Ha studiato per 40 anni la longevità della popolazione cilentana ed è divenuto a questo stile di vita, che ricopre anche la dieta, le abitudini alimentari. Oggi la dieta alimentare è patrimonio culturale di tutta la popolazione, non solo cilentana, ma di tutta la popolazione mondiale. Oggi è lo stile di vita. Ieri avete sentito che il ministro dello sport ha fatto un protocollo con le federazioni per far assumere la dieta mediterranea come stile di vita, stile alimentare nello sport. Ecco, quindi voglio dire, se noi operatori del settore riusciamo in qualche modo a coinvolgere le persone, il cittadino comune che magari di Posidonia non sa assolutamente niente e magari invece sa soltanto gli aspetti negativi perché sono quelli con cui viene bombardato tutti i giorni, lo si riesce a coinvolgere in qualche modo, è chiaro che noi riusciamo a creare, partendo da un patrimonio ambientale, riusciamo a creare anche un patrimonio culturale. Ecco perché poi, secondo me, l'azione nelle scuole, nell'educazione ambientale verso i giovani, che forse sono ancora puri e innocenti, può essere l'unico veicolo giusto. Grazie. Sì, sicuramente anche un obiettivo che è stato ampiamente dibattuto questa mattina, proprio quello di riuscire a raggiungere addirittura un'informazione condivisa a livello europeo, quindi una comunicazione che parte dal basso con le esigenze, che quindi poi arriva insomma a tutti gli stakeholder e i pubblici di riferimento. Adesso poi per la longevità, insomma, i sardi penso che se la combattono bene anche loro. Faccio un passo indietro sulle tecniche di reimpianto, perché questa mattina è stato fatto un breve accenno dal professor Scardi sulla tecnica di geostuoie. Stefano appunto oltre anche biologo marino, si è occupato di trapianti, come infatti anticipato nell'intervento precedente, quindi magari se ci vuoi dare qualche elemento in più su questa tecnica, grazie. Sì, mi scuso se approfitto dell'invito per aggiungere qualche informazione in più rispetto a una delle tecniche che è stata citata e che tra le tecniche che erano comunque state inserite nel manuale ISPRA del 2000, presentato nel 2014, che non ricordo esattamente, è rimasta un po' orfana in questo live. Era solo per aggiungere che relativamente in particolare alle geostuoie. Il professor Scardi probabilmente sa benissimo che sono direttamente coinvolto e parte in causa, quindi mi sembrava giusto dare ulteriori informazioni. Certamente l'utilizzo delle geostuoie, se prendiamo a riferimento l'utilizzo su vasta scala che è stato fatto a Civitavecchia, non posso ovviamente negare che i risultati non siano stati quelli che tutti noi auspicavamo e che prevedevamo di ottenere. I motivi sono stati vari, sono stati spiegati, sono stati lungamente elaborati e presentati diciamo come giustificazione, tra virgolette, di ciò che è accaduto, ma è stato sempre stato detto tutto quello che andava giustamente detto diciamo, è stato tutto trasmesso agli organi competenti, i quali non hanno avuto nulla da eccepire, quindi evidentemente ci sono state una serie di circostanze diciamo particolarmente negative che hanno portato a un
chiamiamolo insuccesso, no, chiamiamolo, un insuccesso di quella parziale, perché comunque qualcosa ovviamente come in tutti questi casi è andato bene, però non certo secondo le aspettative. Faccio questa premessa per dire che suggerisco ovviamente di non liquidare, non tralasciare quella metodica alla luce di quanto è successo lì, perché potremmo citare altre situazioni nelle quali la metodica ha avuto invece un buon successo e tra le ultime, quindi voglio dire, non è la metodica che probabilmente aveva dei problemi, ci sono stati altri problemi, per cui inviterei comunque a monitorare anche quella tecnica, cioè l'utilizzo delle gestuali. Tanto per darvi un'idea, quella stessa tecnica identica è stata utilizzata presso l'area marina protetta di Villa Simius. Le talee sono state trapiantate 30.000 talee su 1.000 metri quadri di superficie e attualmente, dopo 18 mesi, noi abbiamo il 100% di permanenza in situ delle gerostuoie, quindi non sono così instabili come magari potrebbe sembrare, e credo intorno all'82% di sopravvivenza delle talee stesse. Siamo in una prima fase, quindi assolutamente, però potrebbe essere interessante per un progetto di questo genere seguire anche cosa succede se, utilizzando quella, che è a mio modo di vedere, per l'esperienza che ho avuto, particolarmente adatta su mat, e come tutte le altre tecniche sicuramente va gestita e proposta in determinate condizioni. Chiaramente quindi a seguito poi di uno studio pilota e anche tornando al caso famoso di Civitavecchia, come già aveva detto il professor Scarbi, certamente l'impossibilità di avere un tempo sufficiente, cioè dover lavorare in tempi limitati e dove ti dice qualcun altro, certamente non favorisce la buona riuscita di un intervento di questo genere. Quindi per concludere, insomma, per quello che è anche la mia esperienza, direi che fondamentale sarà nell'esito finale di questo progetto testare un pochettino tutte quante ovviamente le tecniche, valutarle tutte. Credo che anche l'ultima volta eravamo rimasti con una conclusione, diceva, non c'è una tecnica che vada bene sempre per qualsiasi tipo di situazione, e quindi l'importante è testarle un po' tutte. Ovviamente, ecco, un altro aspetto che vi chiederei durante il progetto di sviluppare è quello di non, molto spesso si rimane, anche in altre occasioni, viene richiesto che l'eventuale trapianto rimanga poi, cioè le talee vengono trapiantate nelle zone immediatamente limitrofe. Ecco, questo in realtà non sempre né è necessario né è vantaggioso. Quindi per esempio poter studiare il modo di, se poi viene concessa l'autorizzazione a fare un certo tipo di intervento, di poter trapiantare queste talee dove effettivamente ci sono condizioni in cui quelle talee poi c'è maggior possibilità che sopravvivano, forse si ottiene l'obiettivo di ripristinare anche se in un'altra zona, per chiarire il concetto. Stiamo lavorando un progetto che è stato presentato da ARPAT, accennato da ARPAT, all'Isola d'Elba. Ebbene, l'Isola d'Elba fortunatamente ancora ha delle praterie in ottime condizioni, dove probabilmente ci sarà un intervento che andrà a incidere su una ristretta fascia. Allora, quelle piante, quelle talee che verranno estirpate, verrà richiesto di spostare, è del tutto inutile spostarle, secondo me, all'interno della prateria in ottime condizioni. Probabilmente una volta che si ricoprirà la trincea, la prateria in ottime condizioni ricoprirà la cicatrice. Magari potrebbe essere utile per salvaguardare quelle talee stesse intervenire poco distante nel golfo di Folloni, che abbiamo visto ci sono delle problematiche, dove ci sono vaste aree a mat morta che potrebbero essere dei recettori molto più efficaci per ottenere l'obiettivo che alla fine è il motivo per cui si fa questo, cioè salvaguardare il più possibile quelle piante che altrimenti andrebbero a essere rovinate comunque
perdute. Grazie. Grazie, poi al professor Stardi, finito il giro di tavolo, le concediamo il diritto di replica. Adesso passo a Maria Cristina Buia, chiaramente la domanda non gliela posso più fare perché anche Paolo Bassano ha detto non parliamo di servizi ma di funzioni ecosistemiche, però quella di riserva. Quindi volevo capire un po' il suo punto di vista rispetto appunto alla comunità scientifica che non opera specificatamente sui trapianti. Ma sicuramente data l'importanza del sistema, cercare di ripristinare le condizioni perché la pianta possa comunque ricrescere è veramente alla base del corretto funzionamento di un sistema ecologico. Con quest'ultima osservazione fatta da Stefano appunto mi trovo un po' traballante, cioè nel prendere della Posidonia da un posto e spostarla da un'altra parte lontana, perché abbiamo visto che in qualche modo nel Mediterraneo ci sono dei distinti genotipi, insomma, che in qualche modo caratterizzano. Non così lontana, volevo dire. No, non così lontana. Però ecco, un'altra cosa che uno forse dovrebbe chiedersi in che modo poi, cioè se ha resistito sino adesso, ok, a tanto disturbo antropico, se noi andiamo a in qualche modo aumentare cioè la diversità genetica, avremo poi la stessa resistenza a dei disturbi ambientali, per cui anche questo potrebbe essere effettivamente un di provare ad approcciare anche in un modo che non è forse più scientifico, qual è anche la risposta a livello molecolare della specie a diversi tipi di disturbo, anche per eventualmente per vedere qual è quella più resistente, più robusta. Cioè io tenderei a se c'è un'operazione se occorre fare un tracciato perché deve passare un gasdotto o fare altre cose, ecco, cercherei di utilizzare quella pianta e metterla nelle zone limitrofe, cioè di utilizzare quella che viene spiantata per andarla a impiantarla. Perché poi il problema è, ok, facciamo l'operazione, andiamo da un'altra parte, prendiamo la Posidonia e poi la mettiamo lì, ma dall'altra parte poi abbiamo creato un danno. E allora bisognerebbe anche studiare quello che succede dall'altra parte dove l'abbiamo tolta per vedere se l'espianto per impiantarla da un'altra parte ha indotto poi fenomeni di erosione o quant'altro. Per cui insomma, sono assolutamente pro restauro dei sistemi, anche però assolutamente deve essere in qualche modo, cioè vediamo dall'impianto che è stato fatto anche a Ischia sul tracciato che è stato coperto con dei massi di piccole dimensioni che essendoci Posidonia nella zona circostante sono arrivati rizomi di Posidonia e naturalmente nel giro di poco tempo si sono impiantati, quindi vuol dire che se ci sono le condizioni ottimali per favorire l'impianto la pianta fa da sola. Assolutamente. Sì, bene. Scusa, volevo. Sì, prego, prego, come no. Forse mi sono spiegato male, nel senso che intendevo proprio questo, non di attivare tutta un'altra procedura altrove. Okay. Se comunque vengono sempre da quel luogo, devono essere estirpate quelle stesse in una zona non esattamente nelle vicinanze, ma comunque abbastanza vicina da poter essere trasportate quelle stesse piante, portare queste in una zona su cui c'è. Magari dove è più utile e sufficientemente vicino affinché le talee comunque rimangano in zona, sì, per questo intendevo. Bene, grazie. Adesso passiamo a Paolo Vassallo che con un'ultima domanda, visto che stamattina abbiamo parlato anche della nuova direttiva sul VIA, insomma sulle opere sottoposte appunto alle procedure di valutazione di impatto ambientale, e quindi ritorno al discorso del valore delle funzioni ecosistemiche che proprio perché sfuggono alle logiche di mercato, quindi quanto sarebbe importante che questa proiezione economica, anche proprio in termini di break even, magari far vedere come facilmente raggiungibile il break even, visto che è messo al centro anche il discorso del profitto, venga
già prevista nelle procedure, venga prevista ex ante. Quanto è importante? Grazie. Beh, è decisamente importante, direi che è quasi fondamentale, perché poi è il fattore di riferimento per una scelta rispetto all'altra. Vi racconto solo un paio di analisi che abbiamo condotto e che mi hanno decisamente stupito. Una è un'analisi che siamo riusciti a fare andando un po' a fare la cronostoria di ciò che è successo alla fascia di chiusura oceanica lungo la regione in cui lavoro, che è la regione Liguria. Siamo partiti da dati, una descrizione generica di come fosse la chiusura oceanica a metà del 1800, con le descrizioni qualitative che descrivono la presenza della cintura continua dopo praticamente tutta la fascia costiera della regione Liguria. E da lì, con l'utilizzo di informazioni via via più raffinate man mano che ci avviciniamo ai giorni d'oggi, siamo andati a fare una scala della quantità di custodia persa durante gli anni. Se immaginiamo una scala temporale, vediamo la dinamica di perdita, che è molto rapida all'inizio, dal 1850 all'inizio del 900 è scesa molto molto rapidamente la chiusura oceanica, è scesa tendenzialmente magari a velocità un po' meno rapida, ma comunque con di trend di perdita fino al 1990, metà degli anni 90. Da lì in poi si assiste sostanzialmente a un assestamento nella dinamica, nella presenza di tutte le anziane che hanno la fascia costiera lì. Quanto abbiamo perso in tutto? All'incirca il 50% rispetto all'estensione ipotetica iniziale, quindi la metà del totale del posizionamento è stato perso. Che cosa, come si traduce tutto questo? Si traduce nel fatto che per ogni anno, dal 1850 a oggi, non abbiamo più potuto giovare delle funzioni ecosistemiche che sarebbero state prodotte da ciascuno dei metri quadri che nel frattempo stavamo perdendo. Cioè facciamo una perdita accumulata, non integrale di quella curva, ma una perdita che si accumula negli anni. A quanto ammonta tutto questo? C'è due stime, un po' più o meno, all'incirca 1,3 miliardi di euro moneta corrente. Al valore attuale. È tanto o poco? L'abbiamo messo a confronto con lo stesso trend, ma del valore aggiunto per il settore terziario dell'economia della regione Liguria. Su cosa si basa il settore terziario dell'economia della regione Liguria? Sostanzialmente su trasporto, traffici marittimi, abbiamo tre grossi porti, e lì possiamo immaginare che sostanzialmente sia iniziato giusto all'inizio del 1900. E poi il turismo, dalla seconda guerra mondiale in poi l'attività terziaria in Liguria è basata sul turismo. Turismo che, attenzione, è quasi esclusivamente balneare e noi sappiamo, in questa sala perlomeno dovremmo saperlo tutti, che è aiutato dalla presenza di un sistema ambientale sano e quindi in cui tendenzialmente la prostituzione dovrebbe essere presente. Bene, questo corrispettivo aumento del valore aggiunto dell'economia, di questo motore che muove tutte le scelte politiche paesi industrializzati, a quanto è ammontato? A 1 miliardo di euro. Cioè abbiamo perso in funzioni sistemiche in tutto questo lasso di tempo, 150 anni abbondanti, più di quanto non siamo riusciti ad accumulare in reale economia, se vogliamo osservare tale, quindi in movimento economico che è stato generato da ciò che ha comportato il danno. Quindi se dovessimo fare una stima costi benefici, dovremmo dire abbiamo sbagliato, abbiamo perso più di quanto abbiamo guadagnato. E quindi se dobbiamo fare una valutazione di impatto ambientale, dobbiamo fare una valutazione ex ante di quelli che saranno i danni, e non possiamo non tenere conto dei danni che procuriamo, intesi come perdita di funzioni fornite dalla natura. In cosa si traducono tutte queste funzioni che sembrano così, sembrano valori fantasma che non ci toccano, non lambiscono le nostre vite tutti i giorni? Beh, sempre parlando della mia regione, 2 anni fa, a seguito, in realtà ormai negli ultimi decenni, abbiamo continui problemi con le piogge, la gestione del ciclo idrico, abbiamo la ferrovia che corre lungo la linea costiera e che è stata in gran parte causa della regressione oceanica, che di tanto crolla verso mare, dobbiamo interrompere i traffici sulla Italia verso la Francia. Abbiamo un problema che non abbiamo più spiaggia in cui stare d'estate e siamo barbiccati su quei 4 scogli che ancora ci teniamo stretti da buoni liguri, ma spiagge non ne abbiamo poche, non ne abbiamo più adesso,
e abbiamo il problema che dobbiamo investire in rifacimenti tutti gli anni e sistemi di difesa rigidi, meno rigidi, soffici, immersi o sommersi e via discorrendo. Quelli sono danni che tra l'altro non sono contabilizzati in questo conto di cui vi ho parlato poc'anzi, quindi in realtà il vantaggio economico forse sarebbe anche inferiore, perché a fronte di quel vantaggio economico io ho avuto delle spese reali e per di più ho avuto delle perdite che non sono state contabilizzate, quindi in realtà bisognerebbe fare questo tipo di valutazione anche prima e quindi anche in sede di valutazione. Bene, grazie. Se ci sono considerazioni, domande, suggerimenti, prego, è possibile, ho il microfono, ecco, grazie. Professor Scardi, la stavamo aspettando. Vabbè, io mi riaggancio solo parzialmente a quello che si diceva, del suolo, eccetera, perché assolutamente, se sarà possibile, mi sembra un'ottima idea quella di estendere l'attività di monitoraggio anche. Secondo me ognuno ha i suoi strumenti. Il vero problema è che tutti quelli che fanno questo mestiere hanno un nemico comune, il fatto che ad oggi le attività di compensazione sono state realizzate mettendole a gara, come se fossero a fornitura di salsicce piuttosto che la posa di asfalto della strada. E questa cosa non funziona. Ribasso. E oggi, che se si va a fare il lavoro è stato fatto con un budget che era meno della metà di quello che era stato concluito dalla commissione mia. Quindi di conseguenza io ritengo che al di là di tutto c'è stata anche difficoltà operativa da parte di chi l'ha dovuto fare. Quindi ci sono molte cose che vanno considerate. Io credo che una delle cose che questo progetto potrebbe alla fine, come dire, aiutare a dire è che se si parla di compensazione per danni ambientali non si può fare una gara. Perché significa, insomma, invitare qualcuno a pranzo per far pace e poi andare in un posto che si paga poco, insomma, non funziona. Okay? Io devo sapere che perché la compensazione vale, non so, il 20% dell'opera. Dopodiché, per concorso, si dovrebbe assegnare l'esecuzione dei lavori con la garanzia da parte degli esecutori di ottenere un risultato minimo, in mancanza del quale gli esecutori ripetono. A questo punto, tutti i discorsi che noi facciamo, è meglio il modulo così, è meglio la scuola, è meglio l'organismo, nel senso che ognuno potrà usare la tecnica che ritiene di saper usare meglio, l'importante è ottenere il risultato. Quindi questo secondo me è una cosa di ultima prospettiva. Poi invece però viene una domanda per Paolo Assalto, che mi ha tirato questa cosa dalla bocca. Lui mi ha detto la valutazione 170 euro metro quadro. Io mi sono fatto un po' i conti perché Costanza in quel tempo aveva fatto, va benissimo. È una valutazione, come dire, un po' da orificeria rispetto alla tradizione, ma mi piace per un motivo, perché grosso modo il costo del trapianto di un metro quadro. E quindi volevo fare la domanda retorica: se ci vogliono 15 anni per andare a densità naturale su un metro trapiantato, l'investimento vale la pena di essere fatto, non solo per compensazione. E dunque siamo genovesi, quindi tendiamo se possiamo, tendiamo sempre a guadagnarci un po', quindi a parte questo, la differenza del valore rispetto al famigerato Costanza è data dal fatto che quella in realtà è una valutazione antropocentrica, qua invece stiamo parlando di un'altra tipo di valutazione, ma a parte questo, se i valori sono questi e se il costo di un trapianto è quello e se il successo di un trapianto è quello, sì, vale la pena. Questo valore è un valore all'anno, quindi in realtà ogni anno ogni metro quadro produce quello, e quindi se io perdo accumulo la perdita nel tempo che continua a salire, 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 salire. E viceversa, se investo, investo immediatamente, poi investo in monitoraggio, poi investo in mantenimento, però prima o poi se quello va a regime, se ha successo, e quello poi andrà a tamponare l'investimento compiuto perché rimarrà nel tempo e quindi viceversa non avrò una perdita del tempo ma avrò un'entrata nel tempo. Altre domande? Non ho una domanda, però un commento a quello che diceva Valiante. Valiante, sì. Sì, Valiante. Sì, prego. Estremamente interessante per diversi motivi.
La prima cosa che mi viene da notare è che il mestiere che stanno svolgendo loro a volte viene chiesto da noi che svolgono, quindi la comunicazione, fare cambiare la percezione dell'ambiente, in questo caso marino, della posizione della protezione, eccetera. Ma è evidente che se ci occupiamo di ricerca, la vogliamo fare tutto, allo stesso tempo occuparci di comunicazione, comunicazione con le scuole o anche con gli adulti, è complesso. Ho l'impressione che in Italia questo luogo, questo mestiere non sia presente, invece sarebbe un'opportunità di lavoro enorme. Inizia presente vuol dire che non ci sono delle figure professionali che si occupano di questo, di andare a valorizzare quello che è il capitale naturale che abbiamo, e in una crescita blu, che però è una parola che va tanto di moda, io vedrei tantissimo lo sviluppo di una professione che abbia questo come obiettivo, far capire non solo ai nostri concittadini ma anche a chi ci viene a visitare qual è il valore delle cose che ci circondano, valore del quale noi spesso non ci rendiamo conto perché o è inflazionato o perché ci viviamo nel mezzo. Non a caso la dieta mediterranea viene descritta e scoperta da non un abitante di quelle zone ma da uno straniero, viene, confronta, percepisce, comprende, valorizza. Questo noi per qualche ragione non siamo in grado di farlo, e il valore aggiunto è incredibile. La dieta mediterranea adesso ha un valore per l'Italia che è enorme, ma quale valore potrebbe avere altro? Se Posidonia viene percepita come un fastidio, chi si può occupare del cambio di rotta? Quale comunicatore, quale azione di comunicazione deve essere svolta per far cambiare la percezione da negativa a positiva? Noi vediamo nei ragazzi soprattutto l'inseguimento di miti che sono assolutamente dannosi. Mi viene in mente il consumo dell'hamburger, no? L'hamburger fa male all'ambiente perché sono le mucche che determinano una grande quantità di impatto, fa male alla salute, eppure è un target che viene reso desiderabile. Com'è che non viene resa desiderabile quella spianata che io sto immaginando di foglie secche dove da giovane Melanda andava a giocare. Tempo, no? Io ricordo sulle posizioni facevamo i campionati di judo in estate. Ecco, come si cambia questa percezione? Io credo che ci siano dei mestieri che noi nel nostro paese non abbiamo. E non può essere delegato tutto a chi fa la ricerca. Non si può fare la ricerca, la comunicazione, il trasferimento, l'innovazione. Ci sono spazi enormi per nuovi mestieri, io credo. Posso? Certo, prego. Sono d'accordissimo con quello che dice dottor Badalamente, assolutamente. Però la sua credo che sia, mi permetta di dire, un'utopia attualmente, nel senso che comunque poi ci sarebbe il problema di formare i formatori. Oggi lei sa bene come tutto si basa sulla comunicazione. C'è gente che dal niente si inventa delle stupidate e grazie alla comunicazione ha un impatto incredibile sulla popolazione. Perché poi noi siamo un mondo di creduloni, insomma, voglio dire. Quindi, come dire, prendiamo per oro colato tutto quello che ci viene magari dalla televisione o dai mezzi di comunicazione. È chiaro che io non assolutamente non mi permettevo di dire che è il mondo scientifico, il mondo della ricerca che deve fare quest'opera di divulgazione. Però però voi dovete essere i tramite con coloro i quali tentano di fare. Ecco, per esempio, accennavo prima che noi in primavera vorremmo fare una 2 giorni dedicata anche al pubblico adulto sull'importanza invece dei banchetti Posidonia, ma noi non lo facciamo noi in qualità di semplici biologi marini così. È chiaro che inviteremo una platea di ricercatori qualificati che abbia titolo a parlare di questa cosa. Quindi in fondo voi un pochettino siete costretti a fare da comunicatori in qualche modo, a meno che voi, ecco, non vi, come dire, il mondo della ricerca non si adegua a quello che è oggi il mondo della comunicazione, quindi si dota di uffici stampa, insomma di tutto quello che ruota intorno al mondo della comunicazione, che voglio dire, non è quello il compito. Però è importante comunque il vostro contributo, a parte il contributo ovviamente della ricerca scientifica che è fondamentale. Però è importante anche il vostro contributo, il vostro coinvolgimento in qualche modo in questa cosa.
perché la, voglio dire, acquista anche credibilità. Prego, Rossella, il microfono. Grazie. Io volevo riallacciare a proprio l'intervento di Fabio, d'accordissimo anch'io, ma c'è una categoria di giovani che viene formata proprio in questo senso, c'è la scelta, noi abbiamo pregata, perché c'è una facoltà, adesso non provare, ma corso di laurea, in scienza dell'educazione e della formazione, che fa a lettere, che si occupa di questo, di formare coloro che devono formare. E sono giovani, che è una figura, ecco, professionale che è l'unica che vedo mancare in questa assemblea, no? E, ed è bellissimo, perché queste sono persone che non hanno i contributi, ovviamente, cioè, è chiaro che i contenuti ce l'hanno, gli scienziati ce l'hanno fatta, di educazione ce l'hanno tutte le singole figure che sono presenti qui, ma il modo di comunicare è esattamente quello che si sta facendo, quindi ci sono, c'è tutta una settore anche a livello universitario che forma queste persone, che è proprio quello che, di cui stiamo parlando, di cui ci serve esattamente, diceva Gigi. Se non ci sono altre domande, non so se i responsabili del progetto vogliono fare delle considerazioni conclusive sugli spunti che ci hanno offerto i nostri ospiti relatori. Allora, ovviamente vi ringrazio nuovamente, avete dato un punto di vista molto importante per il progetto, diciamo che voi rappresentate quello che per il progetto è il targettone. Cittadino, cittadino organizzato, anche il cittadino ricercatore, quindi per noi era importante capire al punto zero di questo progetto qual è appunto la percezione, qual è appunto la coscienza e la conoscenza, per capire che cosa, la direzione che dobbiamo prendere. Diciamo, è difficile per me adesso fare la chiosa di tutto quanto è stato detto, che è stato veramente prezioso e fondamentale. E quello che vi voglio dire è che quando siamo stati a Bruxelles adesso per il kick-off a ottobre, dove sono stati presentati i progetti, dove ci è stato detto come dobbiamo portare avanti il progetto, principalmente ci è stato detto dovete guardare oltre il progetto, dovete guardare non tanto al tempo di durata del progetto, ma quello che il progetto effettivamente può fare dopo. Quindi quello che rimarrà del progetto, dovete cercare di pensare oggi a quelli che sono i concetti di trasferibilità, di replicabilità e soprattutto di comunicazione. Quindi quello che, e ce l'hanno detto veramente in tutte le salse, in tutte le sedi, in ogni momento, pensate oggi come poter trasferire quello che il progetto vuol fare a tutti i livelli, quindi sia a livello diciamo, degli stakeholder e soprattutto anche a livello della cittadinanza, nelle sue diverse espressioni. Quindi diciamo quando abbiamo pensato a questa tavola rotonda è perché volevamo applicare già sin da quella che era la conferenza di avvio, quella che è stata la conferenza di avvio del progetto, questo messaggio che ci hanno mandato, perché soprattutto per il nostro progetto di governance e di formazione ambientale avevamo pensato che questa fosse un'attività da organizzare, invece no, andava pensata subito e quindi realizzata subito, per cui per questo abbiamo creato questa struttura e vi abbiamo contattato proprio per cercare di trasferire a tutti i livelli quello che è l'obiettivo del progetto, del diffondere poi per trasferire qualcosa che sia replicabile diciamo nel tempo, non solo a scala nazionale, ovviamente nelle diverse realtà che abbiamo preso in considerazione oggi e che speriamo di ampliare periodo insomma, nella durata del progetto, ma anche a livello europeo, proprio per cercare di confrontarci e di arrivare laddove insomma ci avete fatto capire ci sono dei gap, ci sono dei vuoti da riempire. Quindi grazie, ci impegneremo veramente e soprattutto vi chiederemo aiuto in ogni momento per capire e aiutarci in realtà a indirizzare meglio il nostro lavoro. Bene. Allora, una cosa, perché riprendere un po' il discorso che stavo facendo prima, accennando al progetto, come saranno fatti vari studio su cui ci concentreremo, su cui sono pensati di avviare di braccio.
però ovviamente per anche poi rispondere al collega Stefano Spagunto, già il progetto comunque prevede Sarvio, comunque è un contatto con tutti gli altri casi studio presenti in Italia. Quindi diciamo all'inizio l'azione primo 2, quella che va a studiare fondamentalmente i casi studio in Italia, mi va a studiare proprio perché è necessario che appena i quattro stati studio, appunto, dove indagheremo con azioni mirate e di monitoraggio, ci sarà la necessità proprio di arrivare in altri CD, in altri casi studio e laddove è possibile fare dei survey, contattare diciamo chi ci ha lavorato proprio per capire effettivamente nuove tecniche a disposizione al momento, nuovi risultati e come dicevi appunto di considerare tutta la panoramica appunto delle tecniche al momento disponibili sul mercato. Grazie, era solo questa considerazione. Bene, grazie a tutti e buonasera. Grazie, grazie per il piacere, grazie. Grazie.